E quindi niente, ci scusiamo per questo. Questa sera abbiamo questo appuntamento dedicato alla Aedes Serapidis, da tempio dinastico a Cava dei Marmi. Abbiamo dei relatori d'eccellenza. Abbiamo qui intanto il professor Paolo Sommella, professore emerito di topografia antica di Roma e dell'Italia antica presso la Sapienza. E ci raggiungerà a breve il professor Franco Cardini, professore emerito di storia medievale presso l'Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa. E questa sera diciamo, il nostro incontro è dedicato ad un luogo di cui le testimonianze archeologiche sono piuttosto scarse. Parliamo appunto di un tempio, del secondo tempio più grande della città di Roma dopo quello di Venere e Roma, che è situato sul limite occidentale della piazza del Quirinale e che ha avuto una storia costruttiva piuttosto complessa, che inizia, pensate, durante la dinastia dei Severi. In particolare sappiamo che la dedica, o meglio, viene votato in occasione dei ludi seculares del 204 d.C., probabilmente proprio da Settimio Severo, quindi il fondatore della dinastia dei Severi, in qualità proprio di restitutor urbis. In onore, probabilmente, questo poi lo vedremo perché sarà proprio su questo si verterà proprio questo nostro incontro, in onore di Ercole e Bacco, le divinità diciamo, protettrici della dinastia, le divinità proprio provenienti dall'Eptis Magna. Il nuovo programma di Dedicatio a Serapide è comunque da attribuirsi al solo Caracalla, quindi nel 211, quando appunto prende il potere dopo la morte del padre e dopo il fratricidio del fratello Geta. Dell'Aedes Serapidis abbiamo, come dicevo prima, pochissime testimonianze archeologiche. Sono noti i resti monumentali nei giardini Colonna, e mentre abbondanti sono le informazioni derivanti dai disegni rinascimentali, da cui si desume che si trattasse di un enorme complesso terrazzato circondato da portici con una monumentale scalinata di accesso. Una ripresa dell'interesse storico-archeologico si è avuta solo di recente con gli studi di Riccardo Sant'Angeli Valenzano e di Maria Grazia Picozzi, che ringrazio per essere qui presente questa sera. Il primo si rifà alla notizia di Cassiodione relativa ad un tempio di enormi dimensioni eretto proprio per, come dicevamo, da Settimio Severo per Ercole e Dioniso, mentre appunto Maria Grazia Picozzi vede nel tempio del Quirinale l'area sacra di Salus et Serapis citata dai cataloghi regionali. A quest'ultima ipotesi si rifà poi il lavoro di Paolo Sommella, che, come vedremo, incrocia i dati desumibili dalle fonti letterarie con le testimonianze appunto già citate, quindi rinascimentali, della documentazione proveniente appunto dai disegni rinascimentali, e colloca proprio sulla base delle persistenze toponomastiche in un'area ben precisa del Colle Quirinale il tempio di Serapide. Poi, ecco, della vita post-antica tratterà il professor Cardini, che arriverà appunto a momenti. È una vita piuttosto, anche questa, piuttosto, diciamo, sofferta, ecco, diciamo così. Intanto, il sistema di accesso, quindi la monumentale scalinata che consentiva appunto l'ingresso al Grande Tempio, viene ripresa, quindi dalla Via Lata al Colle Quirinale, è quasi una sorta di anticipazione della grande scalinata di Trinità dei Monti.
Dalla panoramica che poi Franco Cardini ci farà sul riuso dell'antico si conferma la storia dei materiali che, appunto, provenienti dal Serapeio, le statue, le colonne, altri materiali marmori che, dai quali, come riferiva Lanciani, furono fatti vari lavori, tra i quali la facciata della cappella del Cardinal Cesi a Santa Maria Maggiore. E quindi si tratta di una spoliazione che portò a vendite, a donazioni da parte della famiglia Colonna di materiali che poi vennero utilizzati per la costruzione non solo dello stesso Palazzo Colonna, ma anche Palazzo Farnese, Villa Giulia, Sant'Andrea Via Flaminia. E nelle stesse scalinate dell'Araceli ritroviamo anche appunto pezzi provenienti dalla dispersione di questo grande tempio. E persino nelle tombe papali in Vaticano. Quindi grande dispersione e una nuova storia, diciamo, che attraverso i resti del Tempio appunto nascono nuove storie. Ma ora lascio la parola al professor Paolo Sommella proprio per entrare in argomento. Grazie. Permettetemi di ringraziare tutti i presenti perché hanno sfidato una giornata così torrida, uno sciopero dei mezzi, i taxi, eccetera, per ascoltare qualche cosa sulla storia di un tempio che era molto importante, è stato molto importante, ma oggi è ridotto soltanto probabilmente a un ricordo di toponomastica. Come prima cosa io vorrei segnalare che queste quattro notizie che io darò oggi sono già pubblicate, in parte sono state pubblicate l'anno scorso nel volume dei rendiconti dell'Accademia dei Lincei, il 2020, e il resto è stato pubblicato in un volume che sta uscendo, è uscito proprio in questi giorni e sono in grado di far vedere la copertina, un volume che ha pubblicato la Scuola Spagnola di Roma in ricordo di Emilio Rodriguez Almeida, grande studioso degli studi di topografia romana. Queste note sono un po' una considerazione di problematiche che riguardano un tempio di cui abbiamo notizie soprattutto per quanto riguarda la fase post-antica, dei disegni rinascimentali e così via. Ma dal punto di vista di presenze archeologiche non abbiamo praticamente nulla, come diceva appunto già la dottoressa Russo, salvo notizie di trovamenti delle fondazioni, ma scarsissimi dati sono possibili. Questo ha permesso comunque uno studio, e qui stasera abbiamo l'autore dello studio sulla forma templare dal punto di vista dell'alzato e della planimetria, il professor Pensabene, che ha ricostruito un periptero di 12x17, ma la discussione è stata molto più ampia, io non posso in questo breve tempo considerarla. Come anche, voglio segnalare, ma già l'ha detto anche la dottoressa Russo, la presenza di Maria Grazia Picozzi, che è colei che ha risvegliato l'interesse sul Tempio di Serapide sul Quirinale. È bene sempre segnalare la presenza di questo toponimo preciso, perché la topografia del Tempio Serapide parla di zone differenti sia per quanto riguarda il campo Marzio sia per quanto riguarda invece la zona del Quirinale.
noi stasera ci occupiamo del Tempio del Quirinale. Penso che convenga che me li manda avanti lei, se non le dispiace, le do il via io, grazie. Dunque, di questo tempio, dicevo, abbiamo conoscenza per quanto riguarda la planimetria e questo ha permesso il riporto in carta di un edificio che ha una forma caratteristica perché, come noteremo, la successiva. Come noteremo da questa sovrapposizione, c'è l'area templare vera e propria e poi un complesso che passa sotto il nome di scale monumentali civeriane, che fa parte del sistema sacrale, ma che non è pertinente strettamente, o perlomeno non lo è come si pensava in un certo tempo. È un sistema architettonico che ha una sua valenza autonoma, anche se funzionale all'area templare. È indubbia l'attribuzione a Serapide? No, niente affatto. In quanto la storia è un po' complessa, anche questa, e passa attraverso varie fasi, perché Nibbi lo identificò con Serapeo già nel 1839, ma un'ipotesi che Lanciani respinse, litigando poi ferocemente anche con Christian Hülsen, che invece confermava la lettura del Nibbi. Ad ogni modo, il discorso dell'identificazione del sole fatta da Lanciani è ormai capitolo chiuso, ma la stessa identificazione con Serapide è stata messa in discussione anche di recente, una ventina d'anni fa. Prima però vediamo che cosa è utilizzabile per l'identificazione come Serapeo. Fondamentalmente un'epigrafe, la prossima, ecco, questo è il Serapeo. Forse con questa aggeggio qui faccio meglio. Nemmeno. Vabbè, comunque il Serapeo si vede abbastanza bene sulla sinistra. E ancora la successiva. Dicevo, con un epigrafe molto importante che ci viene dagli studi di un autore molto utilizzato nell'ambito della topografia di Roma antica, quel Pirro Ligorio, di cui conosciamo documenti di ogni tipo, schizzi, disegni, ma soprattutto riporti di epigrafi, eccetera, ma del quale c'è sempre la discussione quanto sia effettivamente rispondente alla realtà e quanto invece lo si debba all'invenzione dell'architetto del Cinquecento. Nella iscrizione che io mostro, Pirro Ligorio, che allega all'epigrafi che lui riporta anche una scheda brevissima, dà la lettura che voi vedete in basso a sinistra nella diapositiva, in cui riporta il titolo della divinità, l'imperatore cui si deve la dedica del tempio, con altre qualifiche e soprattutto una chiusa che, come leggete, si basa su S-U-A-E-DIF. Questa aggiunta, che dovrebbe corrispondere a un suo pecune edificavit, probabilmente è uno dei tanti elementi che vengono aggiunti da Ligorio alle epigrafi che lui pubblica.
Tant'è vero che sulla destra dell'immagine voi vedete la trascrizione che poi fu fatta dall'Hensen per il CIL del 570. E tra l'altro Hensen è uno studioso proprio anche dei testi ligoriani. Andò a vedere direttamente i testi ligoriani a Torino, dove erano conservati. Questo dato ci dà due elementi precisi, la divinità e l'autore del Tempio, e cioè Marco Aurelio Antonino, cioè Caracalla. Oltre questi ci sono elementi come una epigrafe trovata al Palazzo della Molara, al Palazzo Molara, alla Piazza delle Tre Cannelle, che parla di un Serapi conservatori, un'altra ancora del Palazzo del Grillo con dedica a Giove Elio, al grande Serapide, per la salute dell'imperatore Marco Aurelio Antonino, grande Augusto, e databile in base alla titolatura, anche perché Mastino, quando si occupò della titolatura di Caracalla, notò che l'attributo di Magnus è sicura soltanto come per il caso di Caracalla, quando lo troviamo ufficialmente all'interno del formulario onomastico. Quindi sembrava che l'identificazione con Serapide fosse senz'altro accettata da tutti, quando alcuni anni fa un'ipotesi molto interessante di Sant'Angelo Valenzani, di cui ha parlato anche la Russo, che si basa su una rilettura di un brano di Cassio Dione nel testo di Xifilino, ricorda la costruzione di un Neos Ipermegetes. Il testo vale la pena di leggerlo, la successiva. Settimio Severo spendeva tutto quanto era necessario con somma liberalità, restaurò moltissimi edifici sui quali fece scrivere il suo nome come se li avesse fatti costruire a spese proprie, e sperperò inutilmente molto denaro anche in altri restauri e costruzioni, come ad esempio quando fece innalzare un immenso tempio in onore di Bacco e di Ercole. Secondo il Sant'Angelo Valenzani potrebbe trattarsi dunque di questo tempio sul Quirinale, e questa sua attribuzione ad Ercole e Dioniso ha trovato largo seguito. Io sono entrato un po' nel merito specifico, andando a cercare elementi di supporto a questa attribuzione e riscontrando come l'attribuzione severiana abbia alcuni riscontri cronologici ancora in dubbio, in effetti, non così certi come si pensava. Quindi l'attribuzione al 204, cioè Ludi Secularis, anche recentemente è stata messa in dubbio e potrebbe essere dunque un'attribuzione cronologica intorno al 207-208. Non solo, ma anche dal punto di vista del riferimento di Cassio Dione, va fatto molta attenzione, in quanto la cronologia attribuibile al testo di Ioneo è una cronologia tuttora molto, molto oscillante. Perché? Perché se l'attribuzione di questo tempio alla identificazione di Onea, e quindi la lettura come grandioso tempio, fosse attribuibile alla fase alta del consolato di Dione, il tutto si organizza nella datazione del consolato, del primo consolato di Cassio Dione, come aveva sostenuto a suo tempo Gabba, allora noi avremmo dei problemi per quanto riguarda la possibilità
che effettivamente Cassiodione abbia visto questo tempio, e quindi la sua descrizione di amplissimo, grandissimo tempio troverebbe difficoltà sul fatto che lui lavora più sulla reminiscenza ricostruttiva che su una diretta verifica storica. Quindi bisogna fare molta cautela nell'attribuzione tout court. E siccome nel testo, come avete visto, come avete sentito, sono aggiunte delle esemplificazioni sul rapporto, che indicano un difficile rapporto tra Cassiodione e Settimio Severo, l'imperatore, è assai probabile, se non addirittura possibile, che probabilmente il Tempio Immenso sia citato nell'ambito di questo discorso sugli sperperi che fece l'imperatore con denaro per restauri e per costruzioni, soprattutto mettendo poi il nome proprio a edifici che lui non aveva fatto costruire. E quindi a questo punto si tratterebbe di una sorta di sillogismo retorico per ribadire la contrarietà a questo uso dell'imperatore, anche in funzione di una propaganda contraria. E comunque saremmo di fronte a una indicazione da parte dello storico di un monumento dell'urbe con una ricostruzione a posteriori del lavoro negativo fatto dall'imperatore. Quindi l'ipotesi di Sant'Angelo Valenziani l'ho ripresa in considerazione e ho, per varie considerazioni che non possiamo adesso fare perché il tempo ci scorre velocemente, ho potuto notare come in effetti noi rientreremmo abbastanza bene nella politica di Caracalla del tempio costruito in onore di questa divinità che era molto a cuore, sappiamo, di questo imperatore. Quando infatti Caracalla subentra dopo la morte di Settimio Severo e soprattutto dopo l'uccisione del fratello, si giustifica perfettamente come non abbia potuto erigere un tempio in onore delle divinità che erano protettrici della casa imperiale, perché Ercole e Bacco erano le divinità che proteggevano sia Caracalla sia Geta, i due figli di Settimio Severo. Quindi al fratricida non poteva essere ovviamente attribuita la fine di un tempio cominciato a costruire dal padre in onore delle divinità che ricordavano anche il fratello. Quindi è assai probabile dunque che abbiano più significato le indicazioni che derivano dalla monetazione di Caracalla, che proprio nel 211 comincia con con il conio di monete che raffigurano la divinità di Serapide, e la stessa cosa farà fino agli anni finali del suo regno, tant'è vero che anche la monetazione finale reca l'immagine di Serapide, tra l'altro soltanto Serapide. E quindi è plausibile che questo tempio sia quello che Caracalla ha curato nello stesso periodo in cui vengono costruite anche le sue terme. E quindi non ci si deve meravigliare, come è stato fatto nel tentativo appunto di criticare l'attribuzione a Caracalla, non ci si deve meravigliare del fatto che siano intercorsi soltanto 4 anni per la costruzione del tempio, perché anche le terme di Caracalla sono state costruite per il nucleo centrale in 4 anni. Quindi è una data, è una datazione che è coerente con il 211-215 del regno di Caracalla. Tra l'altro anche la dimensione stessa trova corrispondenza nelle costruzioni di questo imperatore. Nelle cercare gli agganci con
l'edificio del Quirinale, io sono dovuto entrare anche nel merito delle ipotesi che volevano, come costruito in ambiente africano a Leptis, il tempio effettivamente di Ercole Bacco. Secondo alcuni, il tempio di Ercole Bacco sarebbe da leggere a Leptis Magna. C'è anche qui una serie di ipotesi a favore e contrario, per esempio di vita era contrario, ma ci sono delle ipotesi in tal senso. Sarebbe lungo entrare nel merito, comunque credo che non ci sia dubbio che il tempio a cui facciamo riferimento sul Quirinale sia da attribuire a Serapide. A questo punto entra in merito il grande lavoro che è stato fatto da Maria Grazia Picozzi, che ha lanciato nel tavolo da gioco delle ipotesi una proposta di leggere nel Tempio di Serapide, ricordato dai cataloghi regionali, sotto forma di Tempio di Serapide e di Salus e di Salute, il tempio appunto in questione, identificando in definitiva una duplicità di divinità nella stessa zona. Ora, il fatto non ci deve creare un problema particolare, perché sappiamo che nei cataloghi regionali, noi con i cataloghi siamo in un'età successiva naturalmente a quella di Caracalla, ma nei cataloghi regionali succede spesso, c'è l'associazione di edifici di pari significato architettonico, ma in questo caso c'è qualcosa da forse da leggere in più. Non è soltanto l'associazione di due templi che sicuramente si trovavano nell'area del Quirinale, il Tempio della Salute e il Tempio di Serapide, ma forse da leggere qualcosa di più. In che senso? Nel senso che il Tempio di Salus ci risulta distrutto con Claudio. Dopo Claudio non si ha più notizie di costruzione del Tempio della Salute, e quindi la citazione dei cataloghi a questo punto avrebbe un significato da un punto di vista reale. L'area è quella del Tempio di Salus, e in questa area sacrale viene costruito da Caracalla il Tempio di Serapide. E in questo senso io interpreto la proposta che aveva fatto appunto di lettura Maria Grazia Picozzi nei cataloghi regionali. Tra l'altro, quello che mi ha convinto di questa possibilità è il fatto che ci sono altri casi di doppia dedicatio di un tempio, prima in un modo e poi successivamente in un altro. In poche parole, la fase relativa alle costruzioni templari aveva un suo iter preciso, che poi aveva, dopo la scelta della locatio, la dedicatio vera e propria e quindi la fase costruttiva. Ma precedentemente c'era il voto che veniva fatto, in questo caso era stato fatto da Settimio Severo. Dunque, in un contesto di area votata per la costruzione del Tempio di Bacco ed Ercole, a questo punto è cambiato la dedica in favore di Serapide ed è stata scelta un'area che era in quel momento lasciata libera. Libera fino a un certo punto, perché era l'area della salute. Ma non ci meraviglia il fatto che venga costruito un tempio in un'area di un tempio precedente, in quanto la libertà con cui Caracalla affronta questo tipo di problematiche è sconvolgente, nel senso che Caracalla è famoso per quanto riguarda la sua gestione di fatti connessi con dediche cultuali, ma con tutto un suo comportamento in particolare, nell'ambito di una libertà che non conosce limiti e che è approvata anche
nell'ambito della giurisprudenza del momento. Basti pensare che al tempo di Caracalla noi abbiamo due grandi personabilità d'ambito giuridico, Emilio Papiniano e Domizio Ulpiano, e Papiniano, che fu contrario alla politica di Caracalla, specialmente per quando assume il potere uccidendo il fratello, al punto tale di essere poi annoverato tra i seguaci di Geta e ucciso, mentre Domizio Ulpiano, che opta invece per un favore nei riguardi dell'imperatore, suscita minori sospetti e approva dunque l'ascesa al potere del solo Caracalla e quindi sottoscrive tutte le azioni che fa. E non ci meraviglia perciò vedere che la formula che viene usata in questo momento nell'ambito della codificazione ulpianea esonerava Caracalla dalla obbligatio ex voto, cioè Caracalla praticamente è libero di non seguire il voto che aveva fatto il padre. Perché? Perché, e questo lo riporta Ulpiano, il dettato della legge prevedeva: se qualcuno promise con voto qualche cosa, nel nostro caso il Tempio di Ercole e Dioniso, rimane obbligato dal voto, ma ciò obbliga la persona che promise, e dunque Settimio Severo che era morto, e non la cosa promessa. Quindi Caracalla si ritiene libero dal voto fatto dal padre. Non solo, ma Ulpiano, in un altro punto ovviamente dei suoi scritti, esplicitamente si allinea al concetto di princeps legibus solutus est, cioè il principe è sciolto da qualunque impegno lo possa vincolare una legge precedente. Quindi a questo punto non ci meraviglia il fatto che venga costruito in un'area che doveva avere ovviamente una sua lex, una legge del Tempio propria, una divinità, venga stabilita una divinità completamente diversa. Devo andare un po' più veloce, anche se di Cardini non abbiamo notizie. Ah, è arrivato! Adesso ti lascio tempo 10 minuti, ti lascio il posto. Io me la prendevo comoda perché non ti vedevo. Ora, il discorso io l'ho un po' complicato ulteriormente in questo lavoro che ho pubblicato nel ricordo di carissimo amico come Rodriguez, Emilio Rodriguez Almeida, perché ho voluto inserire anche un'altra fonte molto importante, che è quella di Varrone. Andiamo avanti per favore con le diapositive. Andiamo ancora avanti, ancora avanti, ancora avanti. Ci sarebbe molto da dire sulle scale. Ecco, ci fermiamo qui. E ci fermiamo nella lettura varroniana, specialmente al punto in cui, nel De Lingua Latina, Varrone parla del percorso che faceva la processione degli Argei, i quali seguivano un itinerario sul Quirinale, sul Viminale, su altri colli vicini, ma non soltanto sui colli, ma anche sulle zone che componevano i colli stessi. Cioè, nel percorso che fanno gli Argei, nel percorso che viene fatto lungo questi colli, siamo in un periodo molto antico ovviamente, siamo nell'ambito ancora del discorso del Settimonio, ma comunque non ci andiamo a detenere. Quello che ci interessa è il punto in cui Varrone qualifica meglio il punto in cui si trovano questi santuari di cui parla, e cioè nel Collis Quirinalis, il colle del Quirinale, c'è una zona che è occupata dal santuario di Quirino, ma in un altro del colle Quirinale in senso lato,
che ha nome specifico Collis Salutaris, il tempio qualificante è quello della Salus e si riferisce a quell'area della salute di cui abbiamo parlato prima, che viene definita come una zona CIS, cioè l'Edem Salutis ha il Collis Salutaris CIS, cioè prima. Dunque il Collis Salutaris, se noi interpretiamo la zona del Tempio di Serapide come l'area della salute, si doveva trovare spostato verso il Palazzo del Quirinale, verso la zona più occidentale del Colle. Come del resto avviene anche per la fase successiva, cioè il Collis Mucialis, che era il successivo in cui entra la processione, dove si parla dell'Edes del Dio Fidio e in particolare di un tempio che è presso l'area del Colle. Quindi le parole che usa CIS, APUD, avverbi, con alcuni con funzione di preposizione, hanno un significato specifico che è stato trascurato dalle fonti. Forse Rodriguez Almeida non l'aveva preso in grande considerazione. Non è un semplice modo di dire, è proprio un'indicazione di carattere topografico. Quindi, seguendo Varrone, noi sappiamo se il tempio si trovava al centro della zona in questione del Colle, sulla periferia nord o sulla periferia sud. E, in poche parole, noi dobbiamo discutere a questo punto della posizione del tempio di Serapide, che si trova nell'area della salute e che si trovava dunque nella zona a sud del Collis Salutaris. Tutto questo discorso noi ci porta e vado a concludere, a prendere in considerazione anche il significato di alcune terminologie dei cataloghi regionali. Non è vero che si parla solo di monumenti, si parla anche di toponimi. Noi dobbiamo prendere molto seriamente in esame dove la successiva, per favore, dove si può analizzare nei cataloghi regionali il concetto di un monumento che ha lasciato un nome ma è sparito il monumento stesso, quello che è successo con l'area Salutis. E cioè la stessa cosa succede con il complesso, che anche questo è del centro di una discussione lunghissima, io ve ne faccio assolutamente bene, del Templum Gentis Flaviae. Perché nei cataloghi regionali il Tempio della Gente Flavia è inserito tra gli orti salustiani e le terme diocleziane, quindi è localizzato abbastanza bene. Solo che è costruito in una zona che poi la successiva. No, va bene questa. Che in una zona che è indicata dall'asterisco rosso, che poi è completamente obliterata dalla costruzione delle terme di Diocleziano. Allora c'è stata una polemica molto lunga con autori anche importanti, per esempio con le ipotesi fatte da Filippo Guarelli nel volume che ha fatto sul Quirinale, in cui si pensa che questo tempio della gente Claudia, di una particolare forma non canonica ma sotto forma appunto di mausoleo, e sia rimasto all'interno delle terme di Diocleziano. Ora, rapidissimamente io vorrei far notare, e a questo punto vorrei vedere la successiva, che noi ci troveremmo con questo edificio, che è appunto quello che ricostruisce Corelli, secondo me anche con una certa parvenza di verità per quanto riguarda la forma, ma assolutamente non vero per quanto riguarda la considerazione che sia rimasta in vista anche durante la fase di vita delle terme diocleziane. Perché, e concludo, la successiva, tutti sappiamo che nella fase di. Ecco, in quell'area gialla, l'ultima.
Nella fase costruttiva delle murature romane, un elemento sicuro era la necessità che si muovessero i mezzi di supporto alla costruzione dell'edificio. Nel caso di grandi edifici, voi dovete immaginare quella che era la montagna di materiali che veniva trasportata e che veniva in gran parte accatastata nell'area stessa poi dell'edificio. Quindi nella fase di costruzione del Tempio c'era necessità dell'agibilità di tutta l'area poi occupata dalle terme, e non ce ne poteva essere un'area che era completamente impegnata da un edificio templare. Se pensate lo sviluppo, ad esempio, delle macchine per sollevamento degli elementi lapidi, i grandi blocchi marmorei, e soprattutto a quello che era il raggio di virata dei carriaggi che trasportavano tutte le impalcature, che erano impalcature che dovevano arrivare a 30-35 metri d'altezza, quindi anche giuntate ovviamente, ma comunque ognuno doveva essere almeno di 3 metri e mezzo di lunghezza. Quindi andrebbe affrontato con molta più attenzione quello che è il discorso del sistema di costruzione all'interno di un cantiere, e quindi dell'occupazione delle aree dentro il cantiere, lo spegnimento della calce, il trasporto dei marmi e tutto il resto. È una cosa che ci porterebbe molto lontano. Io adesso sono in fase di scuse nei riguardi dell'amico Franco Gardini, che naturalmente prenderà la parola. E io facciamo un applauso. Naturalmente a disposizione per eventuali... Sì, magari lo facciamo alla fine. Ecco, fine. Allora inviterei il professor Cardini qui per appunto parlare della spoliazione e il riuso delle parti del Tempio, quindi quest'altra vita piuttosto complessa. Prego, professore. Ma forse lo manda avanti lui, te lo dice a lui che sì. Manda avanti le diapositive. Sì. Sono riuscito da ultimo anche. Buonasera, se io fossi politeista dovrei pensare che ho offeso qualcuno degli dèi nei confronti dei quali ho fatto qualche errore rituale, chissà, perché oggi veramente è successo di tutto. E a me personalmente, a cominciare dal fatto che misteriosamente ho il ginocchio destro fuori uso, fosse soltanto fuori uso, non sarebbe il meno, è che fa anche male. Il che in una giornata di sciopero di taxi, di caldo abbastanza micidiale, eccetera, il tutto costituisce poi un cocktail tale da farmi ringraziare Dio, perché sono monoteista, quindi ho il lavoro più facile, che non sia andata peggio. Meno male siamo qua. Io avrei preferito che l'amico Sommella continuasse a parlare a lungo, anche perché io qua Centro pochissimo in tutti i sensi. Ora, quando le cose vanno come Dio comanda, relazioni o conferenze, non oso chiamare questa una lezione, ci mancherebbe altro, vengono tenute da un competente che intrattiene dei meno competenti. Ecco, qui temo che il canone, a dirla in termini musicologici, si sia invertito, nel senso che io sono un incompetente che parla a persone che in tutto, in gran parte, sono invece più competenti di lui. E in ogni modo non ho saputo resistere all'invito, provocazione di Paolo, a cui mi lega, a parte il contubernium, la fratellanza d'armi, o i medi 60 anni fa, 66-67, io non ce l'ho fatta a dirgli di no, anche se di queste cose non posso dire di essermi mai occupato, se non come lettore più o meno attento, interessato, curioso, eccetera. D'altra parte non avrei dovuto
fare nessuna scoperta, non è da me che si aspettava questo. Il problema di Roma medievale e di una serie di eventi che vi accadono, e poi noi diciamo medioevo, sappiamo che è una cosa che non esiste, però sappiamo anche che, anche se non esisteva, a un certo punto Lorenzo Valla è riuscito a dargli un termine, a far sì che smettesse di essere quello che è. E questo è un discorso che c'entra molto, anche col riuso delle, col riuso e la riutilizzazione delle, non solo dei materiali classici, ma anche delle forme, delle idee. Quindi io dovrei parlare a questo punto di spolia, di grande rapina dei corpi santi, di Mirabilia Urbis Rome, cioè di tutto un periodo che è preistorico rispetto alla grande riorganizzazione rinascimentale, al grande ripensare e ripensare Roma. C'è tutta una preistoria di eventi che, e anche di istituzioni e di strutture che arrivano fino al Palladio, per esempio, o al riuso di Plinio e di Vegezio dopo le scoperte dei manoscritti, che hanno cambiato naturalmente l'atteggiamento dei dotti, e non solo dei dotti, nei confronti di quell'immensa quantità di, mi verrebbe da dirlo in francese, décombre, non perché il francese décombre sia più preciso dell'italiano rovine o resti o roba di questo genere, ma perché, come sapete, quando si parla la lingua straniera serve un po' da filtro per attutire l'impressione di desolante banalità delle cose che stiamo dicendo. Detto ciò, debba aggiungere purtroppo che, sia pure con qualche eccezione, con molte reciproche incursioni amatoriali, una costante distanza ha sempre separato archeologi, storici dell'arte e magari antiquari, folcloristi, tombaroli, dai medievisti veri e propri. Medievisti nel senso che intendiamo noi che per studio del Medioevo intendiamo lo studio istituzionale, sociale, strutturale, quello che si fa più per cartas piuttosto che non attraverso le pietre. E questa dicotomia ci ha nociuto, proprio a livello di interpretativo e a livello di ricerca, ci ha impedito di costruire delle corrette equipe interdisciplinari, perché anche l'interdisciplinarietà soffre di crepe e di rughe interne che le impediscono di funzionare. D'altra parte, vicende medievali che richiamano fortemente il mondo romano, di Roma antica intendo, quelle per esempio di Arnaldo da Brescia, quindi collegata poi alla Ronfart di Federico I Barbarossa, quindi nel 1154-1155, quando questo allievo di Abelardo si incontra con le prime avvisaglie di una risorgenza della fierezza romana, anche se atteggiata in un modo molto particolare in molti studi sulle istituzioni seminatoriali romane, Miglio, Silvia Maddalo e altri, ora non vi farò bibliografie perché sarebbero inutili, attestano come l'ombra del passato romano fosse sempre più presente, sempre più che qualcosa di un richiamo vago o di uno spettro più o meno evanescente. Tanto più che nella fattispecie del comune medievale di Roma, il richiamo all'antichità, che è sempre stato per un verso fortissimo e anche
fatto oggetto di un'appropriazione da parte del Vescovo di Roma, da parte del Pontefice, un'appropriazione che ha radici lunghissime. Inutile citare la donazione di Costantino, perché abbiamo già cominciato con Valla, quindi è chiaro dove in fondo si vuole andare a finire, ma da una parte il potere pontificio ha sempre voluto, in concorrenza con quello imperiale, appropriarsi in qualche modo del nome di Roma, nel senso proprio etimologico più pieno e più profondo del nomen Roma e del nomen imperi. Dall'altra però la coscienza romana, la coscienza diffusa, sarebbe facile scivolare da un punto di vista anche lessicale e semantico in richiami che sarebbero un po' anacronistici, ma certamente è un richiamo a una visione di Roma che non è irreligiosa, ma che è antichiericale, con l'H naturalmente, che è antichiericale. Questo sì, questo lo vediamo già del XII secolo. Il comune di Roma del XII secolo nasce nel segno abelardiano, nasce in un segno che è già potenzialmente quello che gli imporrà poi Arnaldo da Brescia. E quindi giustamente non dal punto di vista giuridico e tantomeno dal punto di vista della giustizia con la G maiuscola, ma giustamente dal punto di vista dell'iter storico, è abbastanza ovvio e giusto, fra virgolette, che Arnaldo finisca vittima del crimen maiestatis, dell'Alex Iulia. E il giovane Federico aveva più o meno poco più di 20 anni allora, sia nel XII secolo, ma Federico dai monaci di Lorsch aveva imparato qualcosa di più che qualche nozione di diritto, anche ecclesiastico, oltre che canonico. E giustamente fa giudicare Arnaldo alla luce del crimen maiestatis. D'altra parte però il senso profondo di Roma è quello che da un certo punto di vista sfugge, sia pure fra virgolette, sia al Papa sia a Federico, e invece è mantenuto gelosamente dal Senato ed è un seme che poi crescerà col tempo. Ce lo ritroveremo già un albero rigoglioso con quel grumo di avvenimenti che vanno dalla incoronazione laica, quasi blasfema per certi versi, nobilmente blasfema, di Lodovico di Baviera, organizzata naturalmente, sì, certamente da Sciarra Colonna, ma dietro a Sciarra Colonna ci sono personaggi come Marsilio da Padova, ci sono personaggi come Guglielmo Occam. Una visione di Roma popolare, popolana, legata all'età repubblicana o anche imperiale, ma sciolta da tutto quello che è istituzionalmente la Chiesa di Roma. E sarà l'atmosfera che si respira nel 1341, quando il Petrarca viene incoronato poeta, e sarà ospitato dai Colonna, naturalmente, sulle pendici del Colle Quirinale, lì dove adesso ci sono i magnifici giardini Colonna, e quindi in qualche modo si ha quasi la sensazione, senza voler fare equilibrismi, che in fondo il nostro discorso nato dalla rovina del grandissimo tempio del Quirinale, che probabilmente erano due o che era un tempio duplice, eccetera, eccetera, con tutta la problematica che questo comporta, in qualche modo il cerchio aperto dalla rovina di questo tempio si chiude ed è qualcosa che in fondo continua ancora.
la sistemazione che tutti conoscono, si può vedere qualcosa forse delle poche immagini che però a voi sono senza dubbio molto familiari, un pochino anche a me, la sistemazione dei giardini Colonna con questo mirabile sistema lapidario, questo museo en plein air. D'altra parte sigilla una montagna di detriti, di spoglie appunto, che oggi con gli strumenti, non gli strumenti economici purtroppo, e nemmeno gli strumenti giuridici che potrebbero attivare quelli economici finanziari, anche se si potrebbe fare, ma evidentemente i nostri superiori politici pensano ad altro, ma con gli strumenti tecnologici, addirittura con un ampio aiuto del virtuale, che ci potesse aiutare a decostruire questa mirabile organizzazione dei giardini Colonna, che si, entrandoci si è quasi resti a respirare per paura di rovinare questo incanto, però è un incanto artificiale, artificioso, e sotto questa sistemazione dorme in realtà una montagna di oggetti che il livello a cui siamo arrivati sul piano della ricerca archeologica, della ricerca filologica, eccetera, ci impedisce di continuare a pensare semplicemente come a un ammasso di detriti, come a degli spolia nel senso più volgare del termine. In fondo, almeno virtualmente, sarebbe forse possibile ricostruire, ripeto, almeno virtualmente, fino nei dettagli, e recuperare il materiale. Forse ci stupiremmo se lo potessimo fare, constatando quante poche pietre, quanto poco marmo, quanto poco porfido rosa, quanto poco granito, tutto quello che volete, tutta la scienza lapidaria del mondo manca all'appello. È come il tempio ci sia, sicuramente. Ha fatto la fine che fanno sempre le cose storiche. Quando rovina un tempio e diventa una cava di pietra, e tutti ci possono accedere entro certi limiti, perché poi queste cose sono state rigorosamente oggetto di leggi, a partire già dal terzo secolo, dal quarto secolo, quando si è molto poco inclini alla distruzione dei templi antichi, semmai si comincia a essere inclini a una possibile trasformazione in senso cristiano, ma fino a Teodosio non ci si arriva. Con Teodosio poi il discorso diventa diverso, i templi magari vengono lasciati rovinare, magari gli si dà anche una piccola mano quando stanno rovinando, e una volta rovinati è materiale che diventa materiale d'uso in tempi di perdita di abilità artigianale, in tempi di calo obiettivo demografico, in tempi più duri e più rozzi, per così dire. È ovvio poi che queste cose diventino del materiale di scavo. Però oggi tutto questo potrebbe essere recuperato. E la sfida sarebbe anche molto, molto bella. E da un certo punto di vista, qualche cosa in passato, in questo senso, è stato sia pure minimalmente tentato. Voi sapete che ogni città si lascia leggere e secondo le evidenze dei suoi momenti migliori. Quando si arriva a Firenze si capisce perfettamente l'importanza dell'età medievale, di quella rinascimentale e anche di quella risorgimentale e perfino della prima metà del XX secolo, come del resto succede a Roma. A Roma è evidente che c'è uno splendore fra il primo e il quinto secolo che resta bene o male quasi intatto, anche perché insomma oggi ormai siamo arrivati alle conclusioni e ce n'è voluto. Abbiamo anche dovuto superare delle resistenze extrascientifiche molto forti,
ma ci siamo pur dovuti acconciare all'idea che tutto sommato, sia per motivi tecnici, sia per altri motivi, e qui potrei addirittura azzardare l'aggettivo desueto, spirituali, il sacco di Alarico ha combinato ben poco a quella Roma che all'inizio del V secolo era ampiamente intatta, certamente molti meno guai del sacco dei fiissimi lanzichenecchi, che erano fiissimi, sì, ma secondo la logica luterana, e quindi odiavano tutto quello che è reliquia, tutto quello che è rituale legato a questa strana cristianità cattolica che aveva recuperato, più del recuperabile sul piano della cristianità legittima, ma del resto si trattava di un esercito dei luterani a servizio di un sovrano cattolico, sì, ma d'educazione borgognona e anche ampiamente erasmiana. Non bisogna mai dimenticare, si tratta. Avrà parlato spagnolo quasi tutta la sua vita, ma era pur sempre un fiammingo. E anche questo ha la sua importanza. A Roma questi elementi portano a un'oscillazione di modi di intendere l'antichità, fino al V-VI secolo evidentemente la città resta in qualche modo viva, sia pure per lacerti intorno al foro senz'altro, al foro Traiano senz'altro e poi ancora vicino alle grandi basiliche. D'altra parte tutta l'operazione fatta dai primi imperatori cristiani, che era stata quella di accusare il vuoto pneumatico di sacralità cristiana, che poi è stato razionalizzato dai bellissimi studi di Peter Brown, l'anello d'oro che si crea intorno a Roma, o meglio un anello di sangue si potrebbe dire, del sangue dei martiri, su cui si fanno le grandi basiliche cristiane, che sono tutte suburbane, per evidenti motivi, perché si tratta di basiliche sorte nel luogo o della decapitazione, comunque dell'uccisione, del martirio dei martiri stessi, oppure il luogo della loro sepoltura. Tutte cose che non potevano avvenire evidentemente al di qua del Pomerium. Per cui la Roma cristianizzata, gloriosamente cristianizzata da Graziano e da Teodosio, perché prima non si può parlare di una Roma veramente cristianizzata, e tutti i tentativi, anche quelli recentissimi, l'amico Barbero, eccetera, di antedatare l'effettivo cristianesimo di Costantino sono rimaste un po', come è giusto che sia, sul non perfettamente comprovato. Con Graziano e con Teodosio il discorso cambia. E dico con Graziano e con Teodosio, il che tradotto in termini religiosi ed ecclesiali significa, con la triade Agostino, Gerolamo e Ambrogio. Può darsi che non si amassero fra loro, certamente comunque Agostino e Gerolamo non si amavano, e nemmeno Ambrogio, tantomeno Ambrogio e Gerolamo, però tutti e tre erano concordi sul fatto che in qualche modo era necessario che il nucleo antico di Roma, il nucleo non sacrale, come diciamo noi con questo aggettivo che in realtà è una scappatoia, è un istituto, ma sacro di Roma, fosse in qualche modo investito dal cristianesimo, a rischio di una contaminazione davanti al quale perfino il cristianissimo, l'arcicristiano Ambrogio, in qualche modo recalcitra. La cristiana pietas di Ambrogio recalcitra sempre davanti alla romana virtus, perfino durante i momenti più duri della polemica
sull'area del Campidoglio. Anche allora, in fondo, si sente che in questa durezza, quasi in questa ferocia con cui Ambrogio vuole, pretende l'esaurazione dell'aula senatoriale pagana, nello stesso momento però qualcosa, vogliamo dire il suo sangue, naturalmente non nel senso razzistico, carità, ma nel senso storico del termine, qualcosa del suo sangue ribolle. È qualcosa che non riusciamo a penetrare del tutto, perché le varie Renovationes Imperii, Renovationes Nomini Rome, eccetera, eccetera, la Carolingia anzitutto, che ha rinnovato senza dubbio la spiritualità romana e imperiale, ma l'ha anche risistemata molto a modo suo, in contrapposizione alla vera grande spiritualità romana, alla vera grande tradizione romana, che è un uomo come Carlo, queste cose le sentiva benissimo, anche se forse le conosceva meno bene, ma le sentiva bene davanti. Carlo sapeva benissimo che la nuova Roma sorta sui colli ad Oriente, sul Bosforo, eccetera, si era portata dietro, e non soltanto perché la vecchia Roma era stata spugliata da una quantità di marmi, di porfidi e di bronzi, ma anche perché lo spirito senatorio, lo spirito popolare di Roma era effettivamente passato attraverso istituzioni e strutture a Costantinopoli e veniva riletto, veniva rivissuto in tal modo. E Roma era rimasta spoglia, forse meno spoglia di quanto noi non ci immaginiamo, ma certamente molto spoglia dal punto di vista di chi osservava questo fenomeno. Tutto questo cambia decisamente, le fonti ce lo dicono. Quando il greco si usava anche prima, naturalmente, il problema non è nel cambiamento dal latino al greco e nella sparizione abbastanza rapida e non indolore del latino dal tessuto giuridico istituzionale dell'impero d'Oriente, ma il problema è della trasformazione delle dinastie imperiali e di tutte le forze sociali e civili che stanno dietro al cambio generazionale delle dinastie imperiali. In Occidente, evidentemente, quel che noi sentiamo di romano lo cogliamo più ad Aquisgrana che non a Roma. Ci ha provato, in perfetta buona fede, Ottone III, a modificare in qualche modo questa realtà durante quello che giustamente noi definiamo la Renovatio Imperii ottoniana, che c'è stata. E che non è stato soltanto un fatto istituzionale, ma che è stato un fatto rivissuto dall'interno, da cui poi è nato un momento di nuova effervescenza anche culturale, che trova il suo acme proprio nel momento in cui il Barbarossa si incontra con Arnaldo da Brescia. Sono due modi diversi di intendere la romanità, da parte, se si vuole, di due estranei ad essa, ma che sono ciascuno di loro portatori, perché i rispettivi subalterni li incitano a questo, sono portatori ciascuno di un diverso modo di intendere il nome di Roma. E tutto questo poi innerva tutto il cosiddetto secolo senza Roma, come l'abbiamo chiamato un tempo, poi ci siamo ricreduti perché Roma c'era, e come, la grande tradizione trecentesca, che non è soltanto quella di Petrarca, ma è anche quella di Cola di Rienzo, rivissuta in modi retorici e grotteschi, se vogliamo, ma di una retorica, ma di un grottesco che affonda nelle stesse radici
dalle quali poi uscirà la vera rinascita, proprio nel senso di quello che dopo Michelet, dopo Burckhardt, noi chiamiamo spudoratamente rinascimento, e sottolineando che questo rinascimento, o se non si vuole usare proprio il termine smaccatamente d'annunziano, questa vera rinascenza era qualcosa di diverso dalle rinascite carolingia, ottoniana, da quella dell'etas ovidiana del XII secolo. Dietro alla riforma imperiale di un boemo d'origine borgognone, fiamminghe, come Carlo IV, c'è un elemento di volontà di ricollegarsi all'urbe, che si nota perfino nel tentativo di creare principi elettori che naturalmente prendono come modello il collegio senatoriale, ma che guarda caso sono esattamente 7, come 7 colli. E la cosa non è casuale, e la cosa non è esplicita, non è implicita. C'è una volontà di ricostruire un tessuto di legittimità nei confronti dell'impero bizantino che, ormai distrutto, umiliato dopo la Quarta Crociata, ricominciato, rivissuto, ma in una maniera quasi grottesca, l'ombra di se stessa, ma tuttavia conserva ancora una mancanza di soluzione di continuità, una continuità reale che a Occidente viene intesa, viene vissuta, viene sofferta. È un primato della seconda Roma, che la prima Roma continua in qualche modo a invidiare. Ed è qualche cosa, se volessimo aggiungere una pennellata, di un discorso che parte da una principessa paleologa sposata a un principe della casa dei Romanov, dei gran principi di Moscovia, è qualche cosa che arriva fino alla terza Roma. Ma della terza Roma probabilmente in questi momenti è bene parlare il meno possibile, e quindi lasciamo questo discorso da parte. Volontà di rivedere, di rileggere Roma, di ricostruire Roma, di trattare Roma come se fosse un'immensa miniera di reliquie, e queste reliquie come se avessero una loro sacralità, che non è cristiana, non è del tutto cristiana, ma può essere in qualche modo cristianizzata, ma per certi versi è addirittura precedente. E la sua cristianizzazione non è la legittimazione, perché si ha piuttosto l'impressione, ed è un'impressione che leggendo per esempio Valla si incontra continuamente, l'impressione è che sia stata la sacralità romana a legittimare il cristianesimo una volta che il cristianesimo è venuto al di qua del Mediterraneo, e non troppo viceversa. Roma diventa la nuova Gerusalemme, ma non solo la Gerusalemme di Gesù, che è la Gerusalemme di Salomone, la Gerusalemme del Tempio, anche lì c'è un Tempio, ma che è la Gerusalemme apocalittica. Se vi capita, insomma, questa è un'esortazione pleonastica dei Romani, ma non è detto, a volte le cose di casa non si fanno mai. Se vi capita di rivisitare Santo Stefano Rotondo, di vedere questa geniale intersecazione dei motivi mimetici rispetto alla Basilica della Resurrezione, quindi la realtà del Cristo morto e risorto, riassunta nel monumento sepolcrale e trionfale della grande rotonda, come del resto quella di Santa Maria ad Martires, cioè del Pantheon, e insieme però i vocaboli apocalittici,
le 12 porte, i 12 angoli, che in realtà sono i 12 angeli, che vegliano sulla Gerusalemme celeste. Voi capite come la cristianizzazione di Roma in qualche modo è stata un'appropriazione anche della Gerusalemme futura, della Gerusalemme celeste. E questa è una realtà che attraversa tutto il mondo medievale e che si coglie soprattutto fra XII e XIII secolo, fra Bernardo e Innocenzo, Innocenzo nel senso Innocenzo III, e che poi riemerge nel Quattrocento. Il mio venerato maestro Ernesto Sestana era un venerato maestro, ma non è lui che mi ha insegnato questo, ce n'è un altro, che era Eugenio Guérin. Eugenio Guérin ci diceva, e non nascondo che questo è stato per me un elemento di lettura di questi spolia del Quirinale, ci diceva: il Medioevo ricostruisce anche ex novo naturalmente, ma ricostruisce sulla base di antiche pietre, le pietre di Roma. Le pietre di Roma possono essere oggetto di esagurazione, addirittura di esorcismo, come vediamo con Benedetto quando esorcizza il Tempio d'Apollo sulla cima del monte su cui poi lui costruirà la sua grande abbazia. Ma questa esagurazione comporta immediatamente una inaugurazione che non perde affatto la sacralità precedente, perché non è stata annullata dall'esorcismo, è stata semmai purificata dall'esorcismo, sempre dal punto di vista cristiano, evidentemente. Ma il problema, proseguiva Guérin, è che al mondo medievale, e il suo mondo medievale, ho l'impressione, finisse tutto sommato in fondo abbastanza presto, durante il XIII secolo, era un mondo nel quale Tommaso d'Aquino era già un capostipite della modernità, e anche pulcose dal punto di vista filosofico. Nel mondo medievale si ricostruisce con il materiale dell'antichità, ma non si è interessati a quello che il materiale dell'antichità analiticamente significa: un capitello, una pietra scolpita, una pietra miliare, una testa di divinità. Possono servire ponderalmente e metrologicamente per quello che sono, per delle pietre. E si sa benissimo che sono pietre segnate da una loro funzione, ma questa funzione viene obliterata nella nuova funzione, che è la costruzione del Tempio del Signore. Che qualche cosa è cambiato, e che è cambiato perché il Medioevo è finito, si potrebbe dire con uno schema un po' troppo facile. Perché c'è qualcosa di nuovo, e quando ci si arresta davanti a quello che singolarmente ogni pietra significa. E certamente si continua a spogliare l'antico per ricostruire il moderno, certamente quod non fecerunt barbari, eccetera, eccetera. E i barbari fecero davvero molto poco, pochissimo Alarico e poco, tutto sommato, anche Genserico. Quegli altri fecero altre cose, come sapete, i barberini, che hanno fatto quello che non hanno fatto i barbari, ma il discorso è diverso, perché nel momento stesso in cui avviene una nuova grande rapina di corpi santi, che sono i corpi della Roma pagana, avviene anche la loro sacralizzazione in qualche modo, in un modo diverso, in modo che vediamo molto bene nella collina dei giardini Colonna, dove i reperti sono veramente trattati a livello di deposito lapidario, nel senso più,
più alto del termine, anche nel senso della pietra trattata come, non solo come pietra pregiata, ma come vera e propria pietra preziosa. Allora diceva Guérin, la realtà di tutto questo è che non ci si limita ad osservare il bello, si vuol leggere intimamente il messaggio del bello. E questo messaggio del bello deve essere analizzato, analisi proprio come operazione complementare ma anche contraria della sintesi. Non basta riutilizzare la pietra, si vuol sentire il linguaggio delle singole pietre. E quasi, diceva Guérin, è una cosa che io non dimenticherò mai, il suono della sua voce. Certo, quando riemerge un'antica statua di divinità nella Roma, ma anche nella Firenze, qualche volta succedeva, da una cisterna, da una vecchia palude, emerge questa realtà arcana. Non ci si affretta più né a esorcizzarla né a farne materiale di calcina. Anzi, si cessa e si cessa presto. A Roma si cessa già nel XII secolo. Non voglio dire che sia stato Arnaldo da Brescia, anzi Arnaldo personalmente forse era molto lontano da questo tipo di problematica, ma è nella Roma del Senato, questo Senato che viene ricostituito nel 1144 e che appena ricostituito comincia a litigare col Pontefice, che le pietre di Roma acquistano una sacralità diversa e si vuol ascoltare il suono della voce delle singole pietre. È stato detto che le parole sono come pietre, che è vero, però è vero anche il reciproco. Le pietre sono parole. Tutto questo ha un punto d'arrivo, naturalmente. Io mi sono anche religiosamente scritto queste cose, può darsi anche che migliorate, non inopportuno stamparle in qualche modo, ma non è questo la cosa essenziale. Questo lavoretto è fatto per il piacere di venire qua e di parlare di cose che amo più di quanto non conosca. Ma da fiorentino, e anche aggiungo da studioso di un'età nella quale mi oriento meglio che non nell'antica Roma, cioè del cosiddetto basso medioevo, io mi sono veramente incontrato, non sono stato il primo e non sono stato l'unico, anzi sto per fare una riflessione banale, sul momento in cui veramente il Medioevo finisce. Questo Medioevo che non esiste, è una convenzione, se la sono inventata prima gli umanisti, poi gli illuministi, vuol dire medium evum, medium tempus, media tempesta, vuol dire tempo che non c'è, un non tempo. E non a caso era tanto non tempo che Dante, il quale era incuriosito di quello che penseranno quelli che questo tempo chiameranno antico, ma era lontanissimo dall'idea che fossimo usciti dall'età della Roma imperiale, la Roma onde Cristo è romano, l'imperatore romano germanico era il successore di Tito, di Traiano, di Cesare. E questo Dante lo crede sinceramente, perché ancora tutto il suo tempo lo crede. Non stiamo a pesare se veramente lo ritenesse anche il Petrarca o meno, e se quindi il Petrarca fosse un po' più rinascimentale di Dante, perché ricadiamo nel De Santis e a quest'ora è pomeriggio e con questo caldo è meglio evitarlo. Però il fatto fondamentale è che questo Medioevo che svanisce quando Lorenzo Valla svela il grande inganno. Costantino non ha mai regalato Roma e tantomeno le insegne imperiali al Vescovo di Roma. Anche perché Costantino, andandosene
fisicamente da Roma, dopo avere a colpi di galere piene di marmi e di bronzi ricostituito Roma da un'altra parte, Costantino da Roma non se ne va affatto. Era la grande ambizione questa dello stesso Solimano, quando il sultano Solimano, XVI secolo, che noi chiamiamo Solimano il Magnifico, come Lorenzo de' Medici, ma i musulmani non lo chiamano così. I musulmani lo chiamano Suleiman al-Kanuni, il restauratore della legge, e non della legge religiosa, non della Sharia, ma del Canun, del canone, della tradizione giustinianea. E nel momento in cui restaurava la tradizione giustinianea per quanto riguardava il diritto civile, beh, il diritto privato e il diritto ecclesiastico restava nelle mani degli imam, naturalmente, Solimano sottolineava che lui era veramente Romanorum Imperator, a tutti gli effetti, per un diritto, e quell'embrione di diritto internazionale che c'era di già nel XVI secolo, il diritto delle genti è già vivo e circolante, è il diritto di conquista, che non è meno legittimo di qualunque altro tipo di diritto. Se Ivan III, marito di una paleologa, ritiene che dal punto di vista dei rapporti familiari e quindi degli schemi genealogici, l'impero romano è finito legittimamente a Mosca, Solimano d'altra parte osserva che per un diritto altrettanto forte, più perentorio, il diritto di conquista, Roma è la nuova Roma, Roma è Bisanzio, e i padiscià che nel turco ottomano, che è profondamente iranizzato e quindi risentono nella struttura semantica di questa parola padiscià, la vecchia parola persiana shah, che come zar viene da Caesar, e tutte queste cose Solimano le dice, le fa dire ai suoi ambasciatori davanti al cortese scetticismo dei giuristi europei, si sottolineano queste cose, che significano che cosa? Significano in fondo un'appropriazione giuridica, anche sul piano internazionale, di una realtà che è stato Lorenzo Valla a chiarire sul piano filologico. L'antichità c'era, era reale, era concreta. A un certo punto è finita. È finita nel momento in cui si è scoperto che Costantino non ha mai lasciato al Papa la città di Roma, e nel momento in cui si è scoperto che la forza della filologia, le leggi della filologia, possono rigorosamente storicizzare documenti del passato e ristabilire linee, correnti, flussi che altrimenti si perderebbero nel discorso del mitico e del metastorico, e che invece hanno il diritto e l'obbligo, da un certo punto di vista, di essere restaurati e reinstallati nella realtà storica e filologica. Questo, sì, giusto, questo è termino. Tutto questo lo hanno dimostrato bene, in termini che loro erano i primi a non saperlo ancora, quei due ragazzacci fiorentini che ai primi del 400, uno si chiamava Donato, detto Donatello perché era piccolo, e l'altro si chiamava Filippo, e Filippo a un certo punto, quando ha voluto costruire una cupola, non si è rifatto al Pantheon, non si è rifatto alla cupola dell'Anastasis di Gerusalemme, ma si è rifatto all'ogiva della pietra sacra dell'Onfalos di Delfi.
e questa è una novità lacerante. Quei due andavano cercando il tesoro e tutti li prendevano in giro, perché è da tempi di Maestro Gregorio, dei Mirabilia, si sa benissimo, il dito dell'imperatore sotto, a un certo punto sotto il sole del mezzogiorno o all'inizio del giorno, alla fine del giorno, segna un punto dove bisogna scavare e si troverà il tesoro, la Roma di Maestro Gregorio, la Roma delle fiabe, dei Mirabilia, ma loro non pensano per nulla a questo. Sono anche, soprattutto Donatello, straordinariamente ignoranti e felici di esserlo, ma scoprono la straordinaria bellezza delle pietre, le misurano, scoprono i rapporti geometrici, le misure auree esistenti all'interno di capitelli, di volute, di teste statuarie, eccetera. Quello è il tesoro attraverso il quale si ristoricizza la realtà romana e quindi si stabiliscono i termini. La Roma antica c'era, ci sarà per sempre, ci accompagnerà per sempre, ma è storicamente finita. Oggi siamo in un mondo nuovo che, d'altra parte, se si vuol ricostituire fortemente dopo i traumi che l'hanno accompagnato durante le crisi, per esempio, del XIV secolo, non potrà non attingere a quel patrimonio antico, non potrà non attingere alla legge per cui si ricostruisce sempre e comunque il nome di Roma, e tutto si fa nel nome di Roma, e nulla si può fare senza Roma, e nulla si può fare contro Roma. Ed è la storia universale che continua. Grazie. Grazie al professor Cardini, grazie al professor Sommella. Non so se ci sono domande, penso che ce l'hai. L'ora è tarda, devo dire, siete stati molto coraggiosi a venire qui con questo caldo, però ne è valsa la pena. Allora, prego. Grazie, non me lo puoi dare. Scusi, perché altrimenti non la sente il pubblico. Pietro Paolo Milella. E sulla morte e rinascita dell'impero romano mi ha fatto venire una domanda alla mente. Mi scuso se può sembrare... La esprima con prudenza, perché i tempi sono difficili. Sì, no, voglio dire, io sono un ingegnere nucleare, quindi fuori dal suo campo. Però questa sua ricostruzione mi ha fatto pensare che la spoliazione più arrogante che irriverente dell'impero romano da parte dei papi e quella ricostruzione da parte degli architetti del Rinascimento che ha ricostruito praticamente la Roma imperiale sotto papi che di cristiano avevano ben poco, non possa considerarsi il Rinascimento italiano, romano in particolare, come il punto d'arrivo dell'impero romano. Cioè, l'impero romano è arrivato lì, doveva arrivare lì. Grazie. No, ma io credo che in realtà il discorso rischia di avvolgersi su se stesso, ma la prova della vitalità di tutti questi richiami continui al nome di Roma, al di là della retorica, però la retorica fa parte dei nostri strumenti storici, e siano proprio il riconoscimento di una realtà che ha costantemente cercato, si è parlato adesso di Caracalla, se ben ricordo, era un personaggio anche poco raccomandabile, però in fondo è quello della città, no, però soprattutto i parenti, però è quello che ha costruito
l'universalità dell'impero romano attraverso la legge della cittadinanza. Poi sì, gli abbiamo detto sì, lo faceva anche per motivi fiscali, per carità, l'avrà certamente fatto anche per quei motivi, però c'è una realtà che forse adesso che noi ci affacciamo ad altri tipi di storia, eccetera, forse ne lo verificheremo anche in altre culture che non abbiamo, nelle quali non abbiamo guardato ancora troppo a fondo. Se i romani guardavano così insistentemente proprio in età imperiale, non a tutte le culture, nemmeno in fondo al tempo di Alessandro, che era stata una meteora, ma guardavano tanta insistenza alla Persia e all'Egitto, una ragione ci sarà stata, insomma, no? E adesso lo stesso, noi ci apprestiamo a porci il problema: ma che cosa ha significato nel mondo la storia cinese? La storia cinese non ha mai voluto essere una storia mondiale, nel senso della sfera, dell'orbe terraqueo. Però adesso che si sta imponendo, se non altro col progetto One Belt e One Road, per la prima volta esce dal seminato, perché quando c'è uscita con i mongoli, in realtà erano i mongoli che erano usciti, non loro. I cinesi erano fra i primi sudditi dei mongoli e non erano sudditi troppo contenti. Oggi la Cina per la prima volta si dà a un'apertura universale, ecumenica, internazionale, mettete gli aggettivi che volete, però senza dimenticare che avrà pure un senso se negli ultimi 30 anni c'è stato un boom nelle università cinesi di studi sul diritto romano. E questo evidentemente ci dice qualcosa, anche se non c'è bisogno di tirare oggi, stasera, in questa sede, delle conclusioni, anzi le conclusioni le tireranno chissà chi e chissà quando. Però siamo in un momento di ripensamento del mondo globale. Aldo Schiavone ha scritto un bellissimo libro che è recentemente L'Occidente come cultura mondializzante, per così dire. Però è un libro che dà l'impressione di un consuntivo, di qualche cosa al tramonto. Se invece noi pensiamo a queste forme di universalismo, in fondo, che hanno questa capacità di rinnovarsi di continuo, se ne può anche dedurre che non siamo alla fine di un ciclo, che se ci siamo perché in fondo la storia ha queste macrostrutture dalle quali però prima o poi riesce ad uscire. Di più a quest'ora della sera non oserei dire, ecco. Non so se ci sono altre domande. Il professor Sommella vuole dire qualcosa a proposito? No, semplicemente facevo riferimento, ecco, a quel discorso di Brunelleschi, che i romani consideravano matti, lui è, perché andavano quando pioveva a vedere il colore dei marmi nel foro, aspettavano la pioggia proprio per poter dipingere, disegnare meglio le venature, eccetera. Quindi che significa che tutto il mondo e il paese non sono stati mai capiti in pieno. D'altra parte questo avveniva anche in età antica, perciò mi ha fatto. E poi quel discorso che tu hai fatto adesso sulla globalizzazione in questo momento, è vero, gli studi giuridici in Cina sono della giurisprudenza romana, hanno ristampato il corpo giustinianeo, quindi a un certo punto anche nell'ambito delle accademie internazionali loro si qualificano come cultori dell'antichità. Hanno stampato in cinese Vegezio, mentre noi stampiamo Sun Tzu. Bene, non so se c'è qualcun altro che vuole dal pubblico qui in sala, e invece da pubblico da remoto non c'è nessuno che vuole nessuna domanda. A questo punto ringrazio tutti, un applauso e vi diamo appuntamento a dopodomani, a giovedì 7, per appunto questo incontro sulla colonna Traiana con l'ICCD, con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del nostro Ministero della Cultura. Grazie a tutti.